Ok. Ok, come vi ho promesso, ora voglio andare. Voglio andare nel video. Datemi le vostre resolution. Voglio leggere un po' perché mi piacciono. Resolution degli altri, così mi vengono idee. È bello sapere, no no, le resolution di altre persone. Oggi è venerdì sera. No, oggi è sabato sera, quindi ho deciso di farmi un bicchiere di vino. Alrighty. Ok, quindi non ho un ordine, ma quando praticamente YouTube puoi vedere dal più recente, ok? Quindi partiamo dal più recente andando verso quello più vecchio. Ok, quindi Mirko Jacks è un simpaticone, a me piace una cifra, mi piace il modo di fare, che ha. Anzi, lo seguo a un podcast, però non riesco mai a beccarlo live perché lui è 3 ore avanti a me, quindi quando lui fa il podcast io dormo, quindi mi risento sempre in ritardo. Però mi piace, Mirko Jacks è unico, andate a vederlo, è simpaticissimo. Andate a vedere anche questo podcast perché comunque è troppo carino. E lui dice: uffa, non ho trovato una risoluzione bella. Vabbè, solite cose, vado in palestra e dimagrisco 10 kg. Mirko, quella è una cosa bella comunque. Ciao. What? Tu hai detto horse that sings anymore. What? Have horse that sings anymore. It only dance. I touched twice. I did. Two times. I touched it 3 times. Two, go two. I forgot. No, do the older 1 second. Do it, 2 times. Okay, and that'll work? Yeah. Lena, gioia della mia vita. Maurizio Mastran. It worked! Oh yeah! Maurizio Mastrangelo, secondo te com'è il nome Ryan di per mio... Totally singing! And it's singing like this. Really? Oh, I love it. You tell me hurts. Come here. I'm very sick today. You're sick? Oh, you look so sick. Ciao, everybody. Say again. Ciao, everybody. Say ciao. Ciao. Say ciao, Italia. Ciao, Italia. Ciao, italiani. Ciao, ciao. Come state? Come state? Vi auguro. Vi auguro. Vi auguro. Vi auguro. Un buon. Buon. Un. Una. Buon. Buon. 2000. 2000. E? 18. 18. Ciao. Ciao. Easy. Easy. Grande Walter, non riesco a mandarti text messaggio. Oh, questo era riferito, scusami. Stava scrivendo qui perché non poteva fare entrare nella live, quindi scusami. Comunque il nome Ryan, Maurizio, bellissimo. Bello, io ho un amico che chiamato Ryan. Ti auguro una... come si dice... Se sei il primo, buona fortuna, è sempre bello il primo. Non sai ancora se è maschio o femmina, quindi vabbè, fammi sapere, dai. Ok. David Noir, Noir, penso. David Noir, ok. Avere più tempo per mio figlio. Ciao Walter, quello è bello, bello, mi piace. Bravo, questa è una bella resolution. Cercare di trovare più tempo per i propri figli è sempre la cosa più bella. Elisabetta De Mori, di sicuro dimagrire. Quello penso che sia un po' per tutti il fatto di sentirsi o vedersi sempre non in forma, e quindi la prima cosa si dice: voglio dimagrire, non voglio mangiare, più voglio fare una dieta. Però vabbè, è una cosa, va benissimo, anch'io, io devo perdere un po' di chiletti, ragazzi. Susanna 77, Walter, una domanda: ne parlano bene delle sigarette elettroniche in America? Grazie. No, non penso che nessuno parli bene delle sigarette elettroniche e di sigarette normali in ogni paese che vai, ma diciamo che dicono che è meglio della sigaretta normale, però non so, io purtroppo non ho queste informazioni. Comunque, vabbè. Maurizio Mastrangelo mi ha detto, poi mi ha dato la sua resolution, anche se non mi rispondi quasi mai. Ma ti capisco con tutto quello che è. Comunque la mia resolution per l'anno nuovo è essere più positivo, riuscire ad organizzare bene e meglio il lavoro e la vita privata, godendomi a pieno le cose veramente a me preziose, esempio la famiglia in generale, perdermi nel mio mondo pittorico, bello,
creare bei video da condividere e comprare case e creare tante tante cose. Saluto. Giusto, bravo, bravo, bella resolution. Hai un sacco di lavoro davanti da fare nel 2018. Quindi in bocca al lupo, grandioso. FZ750, la mia resolution è di usare di più la mia mountain bike a rondale, sia per fare un po' più di movimento, sia per buttare giù 3-4 chiletti. Poi la mia resolution migliore per il 2018 sarà che mi sposo 29 settembre. Congratulazioni, quello è una bellissima, un bel traguardo. Se hai la persona giusta a fianco è la cosa più bella, il matrimonio è una cosa divertente e bella, perché comunque se hai una donna, una buona compagna a fianco, veramente è fantastico. Io ho avuto la prima esperienza, purtroppo non delle migliori, però per fortuna, perché poi ho trovato Nicole ed è Nicole fantastica, fantastica. Mac Gianluigi, la mia resolution è restare vivo, poi ci penso io a rallegrare la vita. Fantastico, un po' di spirito fa mai male. Buon anno a tutti, grazie Mac. Pietro Ghilleri, professore. Ciao Walter, ho deluso molte persone in questo 2017 per via del mio cambiamento emotivo, il tutto scaturito dalla perdita del lavoro e dalla poca voglia di credere ancora nei valori dell'onestà e della gente. La mia resolution nel 2018 è quella di scappare dal mio paese per trovare lavoro e per pace interiori. Auguri di buon anno a te, famiglia grandissimo. Pietro, ti capisco, ci sono tante persone, penso, nella tua situazione. Purtroppo valori e l'onestà della gente a volte ci sono, a volte non ci sono, a volte subentra un fatto più come si dice, più forte dell'onestà della gente, nella gente giustamente. Ma io, guarda, ho imparato, e questo è il mio consiglio, io ho imparato a non dipendere da nessuno, perché più dipendi da persone per aiuto o aspetti qualcuno o altri che ti aiutano, non andrai mai avanti, prenderai solo delusioni. Quindi non dipendere da nessuno è la cosa più importante, anche se ci vuole più tempo, fallo per te, fallo da solo, impara. Ormai con internet, YouTube e altre mille fonti di informazioni puoi imparare tutto, basta aver voglia e pazienza e tutto arriva. Quindi non dipendere da nessuno, fare le tue cose, vai avanti. Lo so che ci sono poi situazioni lavorative che purtroppo sono difficili da gestire, perché purtroppo non sono facili da gestire, non dipendono neanche da te, però in generale per me quella è la cosa migliore, non dipendere da nessuno. Ciao Pietro, buon anno anche a te. Ciao Sandra, ciao Walter, la mia resolution 2018 è tanta serenità e salute, e chissà, poter dare un fratellino a mio figlio. Ti auguro un felice anno nuovo a te e alla tua famiglia. Sandra, ti auguro anch'io di un buon anno e di poter veramente avere un altro figlio, te lo auguro. Ciao Fabrizio Rossini, 5.000 e grande. Michele B, arrivare a 10.000 iscritti potrebbe essere una risoluzione per il canale. Se hai un canale YouTube, non so, non ho ancora visto. Michele, hai un canale YouTube? Fammi vedere. Hai un canale YouTube? Disillusioni.ch. Non ci sono video, però. Devi mettere video. Ma te lo auguro. Se è quello che vuoi, te lo auguro veramente. Quindi forza e coraggio. Da qualche parte pur bisogna iniziare, giusto? Davide Fabri. La mia resolution è crescere ancora di più con il mio lavoro, settore nautico, yacht, quindi guadagnare di più, stare bene in salute e un giorno tornare in California, a Marina del Rey, con la mia famiglia, posto bellissimo, mi sono trovato veramente bene, poi ti ho conosciuto. Andate insieme, auguri anche a te, buon anno, ciao Walter, ti porterei la forma. Davide è il ragazzo che ha lavorato per la Ferretti qui in Marina mi ha portato una forma di formaggio. Non la forma, ma un pezzo di formaggio, ha detto che mi porta la forma, proprio la grande. Davide, benissimo, bravo, bravo, hai già esperienza e quindi non ti devo dire quello che fai perché lo fai bene. Jacopo Locarno, resolution per 2018, fare qualcosa da pazzo per cambiare la mia vita, ma non so ancora cosa, però ci sto pensando. Grande Val, ti aspetto in quella di Galarate quando verrai con la tua famiglia. Jacopo, fantastico, l'importante è avere lo spirito
di comunque di fare qualcosa, che sia un cambiamento, qualcosa di pazzo, che sia un'avventura, è un brano dello spirito. Poi vedrai che arriva il click e dici ok, oh, questo devo fare, questo è giusto, questo è. Quindi bravo, quello è un buon punto di partenza. Marco Lacca, io ho una figlia piccola e un in arrivo tra 20 giorni, la mia risoluzione è sopravvivere. Grande Marco, ti capisco, perché io ne ho avute due nello stesso momento e sono sopravvissuto, quindi vai che ce la puoi fare, non ti preoccupare. Comunque congratulazioni e buon anno anche a te. Daniele Ricci, Daniele, buon fine inizio anno a te famiglia, cosa vorrei per il nuovo anno? Non ho aspettative. Va benissimo, non avere aspettative, quindi ti godrai la sorpresa. Asan Official, cominciare a produrre canzoni seriamente, magari un giorno diventerò famoso, chi lo sa. Comunque sei un grande, adoro vedere i tuoi vlogs, buon anno nuovo. Grazie mille, e perché no, bello, un'altra bellissima, produrre canzoni, fantastico. Magari un giorno diventerà famoso, se non hai aspettative, grandi aspettative, magari la volta che diventi famoso, perché io ho visto sempre chi pensa, oh, voglio fare più soldi, voglio fare quello. Voglio avere un amico che ora ci siamo un po' allontanati, anche un po' troppo, e lui era sempre soldi, e quindi dicevo, no, andiamo a trovare questo, così cominciamo un business, succiamo un po' di soldi. Bruttissima mentalità, e quindi poi ha separato, è andato a destra e a sinistra, ha fatto sempre l'accattone, quindi non ho mai concluso niente, e mi dispiace, perché comunque mi dispiaceva, che è una bravissima persona, però purtroppo non mi piace circondarmi di persone in quella maniera. Comunque no, bravissimo, musica sempre bella. Vediamo un po'. Federico Pizzi mi chiede, Walter, porterai video dall'Italia? Vero, certamente, cioè, l'ho detto nella live. E poi ho poi c'è, vabbè, quello che l'ho letto in live, quello che mi fa ridere, perché dice che rido sempre, ho bisogno di un psicologo. E Michele B dice, meglio pasta che riso. In effetti meglio pasta, non capisco se sono la pasta o sono il riso. Comunque ridere fa bene, se non ti piace rimani triste. Mike, la mia resolution, soldi e anche soldi, va benissimo. L'importante è che li fai legalmente e li fai divertendoti. Comunque buona, auguri anche a te Mike. Alessandro Fontana, la mia resolution, ottenere la green card, trasferirmi negli Stati Uniti, fare i soldi a palate, la salute e l'amore, ce l'ho già. Grandissimo Walter, link non lo usi mai. Alessandro, fantastico, se vince la green card va benissimo, io per te è un passo, semplifica il passo chiaramente, per i soldi a palate ti auguro il meglio, se è quello che vuoi, fantastico. La salute e l'amore ce l'ho già, sei al 50% del successo. Comunque ancora che te, ciao grande. Prime One, tanti auguri alla tua famiglia Walter, la mia resolution quest'anno è quella di finire in maniera positiva il mio percorso di studi. Bellissimo, bravo, studiare è importante, concentrati, perché poi te ne renderai conto quando sarai grande. Non che comunque il pezzo di carta in tante situazioni non ti dà nulla, perché purtroppo non ci sono opportunità, però è sempre una cosa personale, prima e poi dopo ti aprirà un sacco di porte, fidati. Resolution di Paola, salute, che il governo tagga la tassa. Salute e che il governo tagga la tassa sui liquidi delle sigarette elettroniche, aumentate del doppio. Vabbè Paola, te lo auguro, comunque buon anno anche a te, ciao. Sardo 87, Walter, la mia resolution è affrontare la vita per quanto è possibile con un sorriso in modo positivo, perché tu sei fonte di ispirazione, che tu sei una positività fondamentale per te e per chi ti circonda. Boom. Sardo, bellissimo, è una cosa più bella, affrontare la vita col sorriso. Il sorriso disarma ragazzi, il sorriso disarma. Mio padre mi diceva sempre, se sorridi alla gente anche quando sono arrabbiate, risarmi, non dico prenderli in giro, attenzione, sorridere, però è sempre disarmare tutti, non c'è niente da fare, purtroppo così, ed è quindi la soluzione migliore. Salo, ti auguro il meglio, buon anno.
Paolo Krieger. La mia è la stessa ormai da 30 anni. Crescere, e credo che resterà anche per i prossimi anni. Fantastico. Bravo. Crescere in tutti i sensi. Quindi, bella, mi piace. Crescere, punto. E poi tutto il resto viene. Ciao Paolo, buon anno anche a te. Zagi, Gagi, Nakugagi. Prendere la patente e finire la scuola. Bellissimo, bravo. Finisci la scuola. Fabri, anche a te auguri, Nako. Fabri Y, la mia resolution è soldi e fatica. Soldi e beep. Quindi te lo auguro, perché comunque, vabbè, quello non fa mai male, giustamente. E bene per te, dai. Bravo. Marionda, io sono resolution trovare un lavoro che possa mantenere la famiglia e chi lo sa, magari vado in Germania. Grandioso Mario, onda. Te lo auguro, bravo, bravo. La famiglia è importante. Auguri anche a te, Mario. Italy Mary, la mia, ovvio, è incontrare te. Cuoricini, cuoricini, cuoricini. Mari, spero di trovarti, veramente, quando vengo in Italia spero di incontrarti, Mary. Auguroni. Mr. Trecky, devo assolutamente lavorarmi e mettere iniziare il mio percorso e mettermi iniziare il mio percorso lavorativo, fare un viaggio a New York e passare dei bei momenti con le persone care. Semplicissimamente bellissimo. Bravo. Metti iniziare il mio percorso lavorativo, fai un viaggetto ogni tanto, vai a New York, se si può andare a New York, e poi passare dei momenti bellissimi con le persone care. Bravo. Francesco, il Fra, io lo chiamo Fra. Spero di smettere di fumare, questa è la mia resolution. Fra, smetti di fumare. Te lo dico io. No, smetti di fumare, a me non rallenta. Prova il vaporetti qua, il vaporetto. Prova, e diminuisce la nicotina, vedrai che aiuta molto. Ha aiutato me, e quindi non è semplice, capisco benissimo, perché ero un gran fumatore e mi piaceva fumare, quindi provaci, comunque te lo auguro, e buon anno anche a te, alla tua famiglia, alla tua dolcissima famiglia. Elena De Giorgi, avere la salute prima di tutto, boom, accordo con te, poi un lavoro stabile per me e il mio ragazzo, buon anno Walter e la tua famiglia, te lo auguro tantissimo, queste sono cose importanti, e quindi te lo auguro con tutto il cuore. Baci, ciao. Roberta Casper, venire a trovarti, buon anno, buon 2018 guys. Roberta, sono qua, vieni a trovarmi. Un bacio a te, ciao. Zoe, ciao Walter, quest'anno mi aspetta una sfida lavorativa, la mia azienda mi ha deciso di investire sulla mia persona, di questo non ne sono, lusingata, mi aspettano molti meeting nel corso di avanzamento, sarà quindi un 2018 allettante ma molto impegnativo. Bellissimo, brava, sì, complimenti, come te Zoe, complimenti, vai, impegnati. Ma non trascurare la tua vita privata, il tuo tempo libero, perché è importante, ok? Questo è il mio consiglio. Io vedo Nicole che sta lavorando come una cifra e l'ho vista un po' troppo tirata un paio di settimane fa, e ho detto ehi, importante il lavoro, ma slow down, fermati un secondo, hai due figlie, un marito, una bellissima vita, e non voglio che ti stressi o diventi pazza per un lavoro, anche se è importante, comunque bilancia il tutto, bilancia. Fabio mi chiede se non prendo più un cane, non per ora, magari più avanti. Roberto Benigni, ciao caro, la mia resolution 2018 è impegnarmi nell'imparare bene l'inglese, per me faticoso, perché voglio venire a trovarti un giorno o l'altro, happy new year e te family. Roberto, bellissima. Imparare un'altra lingua è sempre... arrivata la pazza. Imparare un'altra lingua è sempre importante, sempre, lo pensavo anch'io, fino a quando ho avuto 33 anni che vivo in Italia, ho detto, mamma non serve l'inglese, poi va bene, cosa me ne faccio, che intanto non vado da nessuna parte, e poi invece mi sono trovato a imparare l'inglese a 33 anni, 34 anni, ed è stato faticoso, però c'è un momento che clicca, dopo un po' di mesi clicca e comincia a tornare a posto, perché prendi informazioni all'inizio, okay, è tutto un casinato, e poi cominci a mettere le cose al loro posto e tutto comincia a fare più chiarezza. Comunque Roberto, grande, ti aspetto, buon anno anche a te.
Emilio, non Emilio! La mia resolution sarebbe quella di augurare a tutti tanta salute, serenità e amore per chi ne ha bisogno. Un abbraccio da non Emilio e un felicissimo anno a te e famiglia, dai un bacione alle piccole. Non Emilio, le parole sante di un nonno, è bellissimo, amore per chi ne ha bisogno, bellissime parole. Grazie nonno, Brisa Resolution, un bacio a te, alla tua famiglia e noi, spero ci vediamo un giorno. Fabio Berri, Walter comincia a giorno a tornare YouTube. Oppure creare un canale insieme chiamato Fratelli Italiani in America. Facevamo qualcosa, abbiamo parlato un po'. Ritorneremo sicuramente. Purtroppo lavori e impegno è stato forte anche per Joe, perché ha iniziato una cosa nuova. Matteo Romano, grande Walter, sei migliore. E ho finito con questo. Era l'ultimo resolution del 2018 per il video 2000, datemi la vostra resolution per il 2018. Bellissimo, grazie mille, è stato divertente a leggere tutte le resolution che sono arrivate. Quindi che altro dire? Io vi auguro un immenso 2018 con tutto il mio cuore a voi e a tutti i vostri cari, e spero che trovate chi vuole trovare, chi comunque sta ancora cercando la strada giusta, ma la cosa importante è mantenere lo spirito giusto, ragazzi, tenete lo spirito giusto, perché è la cosa più importante. Io non ero così, ero sempre allegro, sì, però non avevo questa visione che ho oggi di come affrontare i problemi, di come affrontare la vita. Quindi la vita per me, attenzione, io non voglio insegnare niente a nessuno, perché non sono un maestro, non sono un insegnante, non ho studiato neanche per l'estero, però è una cosa che mi è venuta, che mi viene da dentro, e quindi non posso nient'altro che tirarla fuori e spiegarla nella mia maniera, quello che veramente provo, ed è bellissimo che questo me l'abbiano dato le mie figlie, sicuramente al 90%, però è una cosa bellissima, una cosa che fa bene alzarsi la mattina con un programma, con un piano, con un sorriso, anche se non è la giornata più bella, ma cercare di capire se c'è qualcosa che può migliorare durante il giorno. Io ho fatto un bellissimo periodo e lo sto facendo ancora, ogni tanto lo faccio, e quando mi alzo la mattina la prima cosa che dico a mia moglie è: Nicole, cosa posso fare oggi per rendere la giornata migliore? Quindi prendete anche questa. Stamattina mi alzo, vi alzerete e dite: cosa posso fare oggi per rendere la giornata migliore a me stesso? Walter Americano, buon anno a tutti, un bacio.